Una stagione di novità in questo ben amato, o almeno così si spera che sia ben amato, 2022. Prima fra tutte il ritorno di un format molto particolare di Buonanotte Mercati, per ora da solo, ma spero in futuro in compagnia di ospiti. Per ora registrato, ma si spera con un ritorno live, ma con un nuovo format più organizzato e schematico, che ritorna grazie alle vostre votazioni sul sondaggio su Telegram, assieme a Rizza alle orecchie, che invece sarà pubblicato ogni mercoledì, mentre Buonanotte Mercati ogni lunedì. Ma bando alle ciance e iniziamo subito dopo la sigla. Allora si parte con la nuova versione di Buonanotte Mercati, versione 2.0, anzi forse dovrei dire versione 2.022, in cui andiamo in settimana a capire come i mercati si stanno andando ad evolvere. Lo schema sarà rigido, essendo video registrati, ovviamente, ma quando ritorneremo a fare delle live cercheremo di essere un po' più malleabili. Per cui prima di tutto andremo ad analizzare i mercati americani, poi piano piano andremo anche a spaziare sui mercati che sono un po' magari europei o magari asiatici o particolarmente esotici. Andremo anche a parlare di cripto ed infine andremo ad analizzare qualche notizia che magari possa avere impattato delle aziende importanti o delle aziende che penso possano essere di interesse per il mio portafoglio o magari che possono essere di interesse per tutti voi che mi seguite. I dati che andremo ad analizzare oggi sono aggiornati a giovedì. Non ho tenuto in considerazione l'ultimo venerdì dei mercati perché lo ritenevo un po' troppo volatile e poco significativo. L'S&P 500 e il Dow Jones hanno raggiunto i massimi livelli storici giovedì, estendendo una corsa da record, mentre un calo delle richieste di sussidi di disoccupazione settimanale ha dissipato i timori per il danno economico derivante da un'impennata dilagante delle infezioni da Covid-19 negli Stati Uniti d'America. Verso la fine della seduta ha poi leggermente perso qualcosa dai massimi, dando comunque a questa settimana un rendimento vicino al punto e mezzo percentuale. Stessa cosa per il Dow Jones, che ha avuto una performance leggermente migliore dello Standard & Poor's 500, ma comunque una cosa leggera, quasi potrei dire innotabile. Il Nasdaq e il Russell 2000 si fermano invece a poco sotto il punto percentuale. I vari indici comunque restituiscono respiro agli investitori che avevano avuto qualche timore di crolli senza fine nelle settimane precedenti. Dall'altro lato, invece, i dati del Dipartimento del Lavoro hanno mostrato che il numero di americani che hanno presentato domande per il sussidio di disoccupazione è sceso a 198.000 unità nella settimana precedente a Natale, dai 205.000 della settimana invece precedente a questa. Gli economisti avevano in mente dei numeri più alti, diciamo attorno alle 208.000 unità. Per quanto riguarda invece l'indice MSCI World, sembra aver beneficiato di una prestazione leggermente migliore con quasi 1,6 punti percentuali, molto probabilmente anche trainato dal fatto che include alcuni mercati emergenti e in particolare in questo caso mi riferisco alla Cina che in queste settimane ha rilasciato alcune buone notizie. Infatti durante il fine settimana precedente la China Securities Regulatory Commission ha pubblicato le regole proposte per le società nazionali se queste desiderano quotarsi sui mercati esteri. Dopo le ricadute sulle IPO dell'app cinese, ad esempio DiDi, alla fine di giugno, le autorità hanno aumentato il loro controllo sulle aziende cinesi che raccolgono miliardi di dollari nei mercati pubblici, appunto, statunitensi. Secondo il Renaissance Capital, il massimo da 10 anni, 34 società con sede in Cina quotate negli Stati Uniti quest'anno, solo 3 sono delle IPO quest'anno e si sono verificate a luglio. Durante il fine settimana delle vacanze di Natale, a Wall Street la China Securities Regulatory Commission ha pubblicato delle proposte di regole per le società nazionali se vogliono quotarsi appunto all'estero. Il periodo di commento pubblico termina il 23 gennaio, per cui siamo vicini ai commenti anche degli Stati Uniti. Le regole proposte da CSRC appunto affermano che una quotazione all'estero potrebbe essere interrotta se le autorità ritenessero che queste siano una minaccia per la sicurezza nazionale. Le società nazionali devono invece conformarsi alle disposizioni pertinenti in materia di investimenti esteri, sicurezza informatica e sicurezza dei dati che afferma appunto questa bozza senza però avere delle elaborazioni piuttosto complesse. Questo tentativo di regolamentazione, seppure molto incline secondo me a interpretazioni, ha dato molto probabilmente delle speranze ai mercati o indicazioni che una via di uscita su questo punto di vista si può, diciamo, raggiungere. Riguardo a questo aspetto, il mio collega Davide Isidoro ha anche lui fatto un video specifico al riguardo e vi consiglio di andarci a dare un occhio. Alcune aziende e media bassa capitalizzazione cinesi invece in questa settimana hanno ottenuto dei rendimenti che sfioravano in molti casi il 90%, veramente notevole. In Italia il fiore all'occhiello, devo dire, è stato dato da Directasim che si è quotata di recente e ha sfiorato un ragguardevole più 70% di rendimento
bloccandosi poco sopra il 67%. In generale un calo dei settori growth con perdite attorno al 2% per l'online retail, le telecomunicazioni e le rinnovabili, con l'auto in impresa con un 5%, seguita dal settore della logistica e delle spedizioni che sono vicine al 4,5%. Altra notizia interessante di questa settimana è che uno dei maggiori fondi di pensione finlandesi ha mollato dal suo fondo attivo pensionistico quote per circa 600 milioni di euro da un fondo ESG di BlackRock, ritenendolo poco performante per i propri clienti e facendone affossare il prezzo del 91%. Ovviamente bisogna chiedersi se si tratti di un pericolo per tutto il microverso ESG o se solo di una momentanea battuta di arresto. Non credo che passerà molto tempo per poterlo capire. Per quanto invece concerne il mondo cripto, l'indice Crypto Total Market ha avuto una flessione, sempre giovedì, totale vicino all'8%. Considerato la volatilità dei mercati in questione, non la considero neanche chissà cosa e bisognerebbe vedere come si andrà ad evolvere dalla prima metà di gennaio in poi. Certo è che i famosi 100.000 euro del BTC non sono stati raggiunti, infatti traina la caduta media con qualcosa poco più del meno 7%, mentre la sorella minore Ethereum scende di un meno 8% abbondante. BNB, il Binance, si è invece comportata leggermente meglio con una performance di poco sopra il meno 6-5%. Ovviamente qui si fa una valutazione su base settimanale e come tutto basato sulla settimana precedente alla pubblicazione di questo video. Bene, siamo arrivati alla fine di questo primo episodio di Buonanotte Mercati. Spero che questo nuovo format sia di tuo gradimento e se lo è, per favore fammelo capire lasciando un bel pollice in su e magari se sei nuovo sul canale, cliccando sul tasto di iscriviti e anche sulla campanella per non perderti nessun video successivo. E ci vediamo domani con un nuovo video, anche per oggi è tutto. Ciao!